Ma così faccio da bere? Non l'ho sentito! Io ho un figlio scemo. Ragazzi, mi raccomando, per un nuovo prank arriviamo a 15.000 like. Qua ci sono i miei genitori. Prankate più vittime. Basta. Tue. Basta. Dopo quello che combinato. Vabbè, raga, vedrete. No, vi ricordatevi di seguirmi su Instagram, perché vedrete le live, farò delle live insieme a voi. Quindi io ora vi lascio il video, ecco perché sono arrabbiati, vabbè. Prankati alla grande. Ciao, ciao, me ne vado, ciao. Vai, vai. Una trollini, qua è... Come vedete qui è Peppias. E questo sarà il mio ultimo video. Però solo per questa settimana, perché sto cambiando il computer e quindi non ho modo di appunto fare video. Proprio per questo motivo non posso montarli. Quindi mi raccomando, godetevi questo video, guardatevelo più volte fino alla prossima settimana. E poi torneremo in grande stile. È da giorni, perché visto che l'altro giorno mi hanno fatto loro il prank un po' di tempo fa, che sto dicendo ai miei che voglio uscire perché voglio vedere Graziana. Infatti vi ripeto ancora, non ci siamo lasciati, ma non ci vediamo da più di un mese. Quindi sto sempre dicendo: mamma, io voglio uscire, non ce la faccio più. A differenza di altre persone, lo sapete, non mi piace fare dissing, però noi non ci stiamo vedendo realmente, stiamo rispettando tutto. Quindi, però, ovviamente i miei, io comunque dico che Graziana mi manca, quindi ora farò finta di uscire di casa e mi nasconderò in casa. Non so quanto questa cosa sarà fattibile, perché è abbastanza complicato non farmi trovare in casa. Però ci provo, faccio del mio meglio e vediamo un po'. Vado, raga, ci provo, stanno nel soggiorno a vedere la televisione, devo fare tutto in fretta. Così imparo la prossima volta. Sì, ma non c'è da avvisa, quello è sicuro matematico che hanno fatto. Quello che
5 secondi per andare a fare la spesa? La spesa di che? Quello non si muove, è andata la grazia, sicuro. Lo avete fatto il conto quanti giorni che sta dentro? Ma lo so, lo capisco! Mi viene di scappare da pure a me! Scherzi! Non si tratta di permesso o non permesso, cioè non è che devo dare il permesso io! Ma se lo trovo, ma sono cappa, donna! Sì, conoscendo, non pretende a fare niente. Vediamo che muore. Luca, mi aveva mandato un messaggio, mi ha risposto. Beh, ma questo è matto, si è lisciato da me. Siete andato di rotella. Non cercatemi addio. Addio? Non è che si riesce a questo. Giuseppe, ma dove cavolo stai? Oh, che addio, addio di che cosa? Mannaggia, ma non sei un mannaggia. Mannaggia. Questo è anche più. Tranquillo tu, come stai? Finché sapevo dove stavo. Appunto, benvenuto nel servizio della mamma. Beh, benvenuto. C'è una grazia, sì. Dai. Tim, buongiorno. Buongiorno. Non rompere! Tuo figlio mi ha scritto non rompere. Non mi fa capire niente, manco a scrivere. Manco a scrivere. Oh no. Dimmi dove stai almeno, perché qua se ti pecco le canapi ti stanno fatti a mare tuoi e devi spendere 500 euro, almeno dimmi dove stai e muoviti a tuo mare. Perché ho detto che stanno nel computer? Ma come c***o che l'hanno sentito? Come ho fatto a non sentirlo? Ma non ci sono là, mi ha scritto non ti interessa. Prima ho scritto dove sei. Mi ha scritto non ti interessa. Io ho un figlio scemo. No. Io ho un figlio scemo, io ho un figlio scemo. Io nel frattempo vado a fare il caffè. Tu ne vuoi un po'? No, sto già nervoso. Stavo facendo io, ma di pancia. Boh. Raga, mamma e papà sono andati. Mamma in bagno, papà in cucina. Se riesco ad andare in stanza mi ho vinto. Ti spucco, spacco, spacco, spacco. Non mi fa capire niente, manco a scrivere. Quelli stanno continuando a litigare. Chi l'ha? Che litigato? Che litigato? Litigato? Io non ho litigato. Tu hai litigato con lui? Io no. E poi anche se fosse uno fa una discussione, litiga se ne va. Quindi non dire che avete litigato. Allora raga, io ora gli mando un messaggio vocale a mamma. Ma è inutile che mi scrivi. Io ho preso la macchina, ho preso Graziana e sono andato via. Anche perché se te l'avessi detto mi avresti detto di no, quindi mi dispiace. Ci vediamo quando finisce tutto. Stanno continuando ad insultarmi. Questo è insultiamo mio figlio per 24 ore. Ah, ha detto il telefono, aspetta. Solo che non so dove sta. Che dici? Chiuso in stanza ancora, però mamma non si arrende e continua ad inviarmi messaggi. È passato più o meno un'oretta, no, sì, un'oretta, ora vi faccio vedere. Questo è l'ultimo messaggio. E ora mi ha scritto: Peppe, vuoi ritirarti? Stornina, dove cavolo sei? E io ho scritto: basta, non scrivermi più. Ora il mio piano è rimanere in stanza finché non mi trovano, anche se per ora non è venuto nessuno. Vabbè, diciamo che è ovvio chi verrebbe in stanza, sapendo che non ci sto, però, cioè, era aperta la porta, ora è chiusa, uno si fa due domande. Vabbè, aspettiamo ancora, non posso neanche accendere il computer, se no fa luce e si vede. Questo è per farvi capire la situazione in cui sono ora. Qui praticamente è andata via quasi la luce, perché sono le
Cioè, praticamente è passato un'ora e mezza, qua, 2 ore quasi da prima. E quelli non entrano in stanza. Io li sento urlare, litigare da lì. Mi ha scritto ovviamente ancora su WhatsApp: chiamate, niente da fare. Quindi mi è venuta un'idea. Io ora accendo il computer e mi metto a giocare per finta. Così mi sentiranno e verranno, altrimenti non c'è soluzione. Ragazzi, se mi menano. L'ho fatto per voi, ricordatevi questo sempre. Sì, sì, passa i materiali, pusha, pusha, pushiamolo a questo. Pushiamolo, sì, sì, veloce. Oh! Ehi! Luca! Oh! E tu come ti trovi? Stavo perdendo la testa qua e tu stai qua. E accendi la luce, che vuoi? Le decine pazze a chiamarti e mandarti messaggi. Ma che stai dicendo? Ma tu sei impazzito. Ma con me? E chi? Con tua madre? Ma vabbè, io... Ma, boh, secondo me non siete normali. Da dove devo stare, secondo voi? A casa? Ma da dove sei entrato? Scusa, ma fatemi capire, ma voi state bene? Non c'avete qualcosa che... Abbiamo inviato i messaggi. Ma dove devo stare, scusa? Sempre qua sono stato. Tu sei impazzito. Scusami, da dove dovevo uscire? Ma stavi sul balcone? No. Ma dove stavi? Qua. Ma che dici? Se sono il computer spento e stava tutto chiuso qua, non ci stava nessuno. Ma stavi sotto al letto. Oh, mi faccio spaventare. Grazie, va bene. Sì, su scherzi a specchio. Perché sta acceso? Cioè, senza acceso. Che fa? È un prank. Beh, Giuseppe, dai. Ma tu sei impazzito, veramente. Oh, ma dove stavi? Peppe, non ridere, dove stavi? Prima stavo in cucina sotto al tavolo, poi dietro al divano. Sai dove stava lo spazietto dietro? E poi sono stato in casa, sono stato qua in sta stanza dalle 4:30 mi pare, fino alla ora nessuno veniva, non so perché non è venuto nessuno in stanza. Allora... Ma se ti ho mandato 1000 messaggi. Ma scusa, ma perché non sei venuta una volta in stanza? Sono venuta, non c'eri! Ma prima stavo dietro il divano. Però Giuseppe, ma è veramente stancato, questi scherzi. Dai! Non sei normale, mamma mia. Veramente che non sei normale. A me, mo! Ma se voi mi avete fatto il prank l'ultima volta, cioè avete, dovete pure parlare, dovete. Ma se l'ultima volta mi avete rotto le scatole per una settimana. Peppe, ho capito, ma io non me ne vado di casa. E che c'è? Mi hai tirato un bicchiere in faccia a lui, da troppo mi prendevi. Ma quello è un altro assurdo. Vi ho fregato di brutto. Di e brutto. Io pensavo che neanche tornassi qua stasera. Come ci si sente? Sì, sì, canta Vittorio, canta. Ci si sente che passerai un brutto quarto d'ora. Raga, io ho fatto del mio meglio. Non è durato tantissimo tutta la giornata perché... Secondo me mi sarei potuto mettere a dormire, mamma non ci arrivava che stavo in stanza, quindi... Sono venuta prima e non c'eri. Dai, ma stavo lì dietro, ma come avete fatto neanche a sentirmi? Ne so. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che sta settimana non uscirà più niente perché mi deve arrivare il computer nuovo, quindi avrete solo questo, quindi riguardatevelo più volte. Però farò le live su Instagram, quindi seguitemi su Instagram per vedere in live con me. Io non ti seguo. Antipatico. Bella ragazzi, vi voglio bene, viva la prank!